Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, questo è un buongiorno canterino perché oggi parliamo di ruote, lo facciamo per la terza volta in questo periodo perché mi sono accorto che molti di voi, e in particolare tutti i ciclisti, hanno una fissazione per le ruote che è giusta perché fra tutti gli aggiornamenti che si possono fare alla bicicletta, quello di aggiornare il paio di ruote è sicuramente l'aggiornamento migliore che si può fare per rendere la nostra bicicletta più performante. Cerchiamo di capire quindi che cos'è che rende la ruota un prodotto di qualità. Beh, non ci si può fermare solo al peso, solo alla leggerezza. Diciamo che se noi fossimo dei cronomen, dove ogni grammo risparmiato equivale a un secondo guadagnato, vi direi: va bene, scegliete il paio di ruote più leggere. Però noi siamo prevalentemente cicloamatori, dobbiamo sì tener conto della leggerezza ma anche della rigidità. Una ruota molto leggera è una ruota molto scattante, molto veloce, diciamo così, ma è anche una ruota che tende a flettersi. Quando la ruota si flette, gran parte dell'energia viene dispersa. Quindi noi dobbiamo evitare questo e cercare il giusto compromesso, il giusto equilibrio tra una ruota leggera e una ruota rigida. Una volta trovato il giusto compromesso tra ruota leggera e rigida, un altro aspetto da non sottovalutare è il mozzo della ruota. Considerate che il mozzo della ruota è il cuore tecnologico che può rendere una ruota una ciabatta oppure un grandissimo pezzo di tecnologia. Quindi quando acquistate una ruota concentratevi anche sul mozzo, che è fondamentale. Generalmente le ruote di fascia medio-bassa hanno mozzi entry level che rendono la ruota poco scorrevole e poco reattiva. Se volete che la vostra bicicletta cambi letteralmente scorrevolezza e reattività, vi dovrete concentrare su ruote i cui mozzi sono altamente qualitativi, come i mozzi in Ergal 7050, che è una lega d'alluminio, e i cuscinetti SKF, che sono il top per quanto riguarda la riduzione dell'attrito. Oltre alla leggerezza, alla rigidità e alla qualità del mozzo, nella ruota ci sono anche i raggi. Più raggi intorno al cerchione vuol dire ruota più rigida, ma vuol dire anche ruota più pesa. Generalmente il numero di raggi rende la ruota rigida se ci sono tanti raggi e più pesa, oppure meno rigida e più leggera se ce ne sono meno. Diciamo che per noi ciclisti della domenica, per noi amatori, una ruota con 20 raggi all'anteriore e 24 al posteriore è quello che fa il caso nostro. Una volta analizzata la leggerezza, la rigidità, il mozzo e il numero di raggi, rimane ancora un ultimo aspetto da considerare, cioè la qualità. Se si comprano ruote in carbonio, la qualità del carbonio è sicuramente il modo con cui è stato composto il cerchione. Le migliori ruote sono ruote create con carbonio monoscocca, cioè un pezzo unico di carbonio che non ha innesti, che non ha fusioni, che è diciamo un pezzo monolitico. Queste sono le migliori. Infine, l'ultimo parametro da valutare è la tipologia del profilo del cerchio. Questo non determina una buona o una cattiva ruota, ma determina l'uso che ne andrete a fare. Se siete dei grandi macinatori di chilometri e abitate in una zona pianeggiante, il consiglio che vi do è di prendere ruote a medio o ad alto profilo. Se invece abitate in zona di montagna e per voi scalare la vetta è il vostro pane quotidiano, vi consiglio di prendere ruote a basso o al limite a medio profilo. Ma questo è un argomento che tratteremo in un altro video. Ok ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere che tipo di ruote avete, fatemi sapere se avete deciso o meno di cambiare ruote da qui a breve. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!